Noi siamo a Castelsardo, bentrovati amici. Siamo a Castelsardo, esattamente sotto il castello di questa bellissima città, in compagnia del professor Mancini. Oggi si parla di questo World Music Festival, 10 date importantissime che faranno in qualche modo la differenza a Castelsardo, perché saranno 6 le date dedicate alla musica popolare. E 4 invece le serate dedicate al classico. Alla musica cosiddetta colta, se la vogliamo definire così. Castelsardo da diversi anni è un luogo di residenza per studenti che vengono a perfezionarsi nel campo della musica classica. Violino, violoncello, flauto. È un luogo ideale perché questo borgo medievale naturalmente ha delle suggestioni architettoniche che ben si adattano allo studio e alla calma della riflessione e del perfezionamento della musica classica. Noi siamo appena usciti dalla sala 11 di questo castello dove spesso vengono presentate proprio le manifestazioni. Sì, questo castello de Doria, che è pieno di sale e anche ospita un famoso museo dell'intreccio, si presta per le serate che poi servono per esibizioni di carattere, in quest'anno particolare, eclettiche, ovvero abbiamo mischiato la musica classica con la musica etnica. Infatti abbiamo dato uno slogan un pochino a questo festival. Abbiamo sempre considerato la musica classica come popolare e la musica popolare come classica, un po' lo slogan e l'etichetta un pochino di questi appuntamenti. Stasera in particolare abbiamo due rappresentanti della musica popolare sarda, maestri indiscussi del loro campo, Luigi Lai con le Leoneddas e il tenore di Olianesu, i tenores di Oliena, che si cimenteranno in una serata in cui sia da soli ma che anche insieme, perché ho chiesto sia a Luigi Lai che a tenore di cimentarsi in qualche cosa con un binomio, come fossero un duo, che è una cosa un po' anomala rispetto alla tradizione sarda. Le Leoneddas sono uno strumento arcaico, straordinario e generalmente serviva un po' di accompagnamento al ballo. I tenores sono un classico coro popolare che in Sardegna è diffusissimo, specialmente nelle zone barbaricine della Sardegna centrale.
E noi siamo proprio sopra il castello di Doria, nella punta più alta di Castelsardo. Certo che voi come cooperativa teatro e musica organizzate ogni anno tantissime cose, ma credo che sia per voi un piacere, insomma, essere in un borgo così importante. Sì, è sicuramente il luogo idoneo per le attività che svolgiamo, ma anche è idoneo perché siamo accolti a Castelsardo dall'amministrazione, dalla Proloco, da tutta una serie di strutture che ci consentono di beneficiare dei spazi, di avere la disponibilità delle persone, perché in ogni caso un'attività composita come quella che facciamo necessita di grande collaborazione da parte delle istituzioni e delle realtà locali. Ecco, mentre noi intanto parliamo vedete anche le immagini comunque della città di Castelsardo, già di per sé uno spettacolo Castelsardo. Sì, è suggestivo, io oserei dire che è uno dei borghi medievali in Sardegna rimasti più intatti rispetto a tante altre cittadine suggestive dal punto di vista architettonico, ma qui si respira un'atmosfera ancora, diciamo, unica, c'è la tradizione ancora dei Cestini, c'è la famosissima tradizione musicale dei canti della Settimana Santa, che sono una cosa dal punto di vista culturale importantissima. Il lunedì santo, chiamato qui Lunisanti della Settimana della Passione, diciamo, è uno spettacolo di tradizione popolare unico nel mondo. Intanto noi siamo nel castello, lo ricordiamo ancora una volta, stiamo per terminare con questa prima puntata dedicata a Castelsardo, ma dedicata alle manifestazioni organizzate da Cooperativa Teatro e Musica. Avremo modo di parlare e far conoscere meglio le altre date. Questo museo, ho visto che è super frequentato. Beh, sei un po' fortunato, diciamo, anche loro credo, perché la giornata non è favorevole al mare, diciamo. Tenga presente, professore, che sono partito senza giacca, adesso, cioè con la giacca adesso tirata via. No, va bene, però è uscito il sole, questo è piacevole, però naturalmente in una stagione balneare in Sardegna uno immagina fare il mare. Oggi non è la giornata migliore, per cui la gente si riversa nell'attività che Castelsardo offre. Il museo dell'intreccio è bellissimo, la città si presta a passeggiate, scorci panoramici invidiabili, tu hai visto, sei in un'altezza tale che vedi le barche di sotto piccolissime, è bello dal punto di vista proprio anche paesaggistico. Bene, grazie professore, ancora una volta con Stefano Mancini, presidente di Cooperativa Teatro e Musica, avremo modo di parlare ancora di Castelsardo, ma di tutte le altre date che faranno da regina poi all'interno del borgo di questa grande città. Appuntamento alla prossima puntata.